Saluto al nostro ospite di giornata, Andrea Longoni. Ciao Andrea, ben ritrovato su Radio Rossonero. Ciao, un saluto a tutti e grazie. Allora Andrea, stavamo facendo chiacchiere in realtà su quello che sarà sabato pomeriggio Milan-Lecce, vista l'assenza di Ruben Loftus-Cheek, con un Bennacer candidato numero uno a giocare in quella posizione. Il direttore stava parlando di un Milan ancora più spregiudicato, vista la partita e visto, diciamo, l'avversario e il momento anche della stagione, buttando dentro un po' gli attaccanti. Io mi aggancio a questo discorso per farti la prima domanda relativa a Samu Chukwueze. Ha bisogno, secondo te, ancora più di continuità, come l'hai visto a Firenze? Perché sembra aver fatto una grande prova. Sì, credo che finalmente stia dando dei segnali nelle ultime due o tre partite, al di là poi del gol che aveva fatto, le prestazioni sono migliorate. Nell'ultima mi è piaciuto, finché è durato, perché forse in questo momento non è neanche così abituato a giocare una partita intera. Merita di avere minutaggio, a maggior ragione visto l'arrivo dell'Europa League in campionato, laddove si può, ecco, opterei per il turnover a partire proprio dalla gara contro il Lecce. Farei riposare Pulisic. Farei giocare Chukwueze e mi aspetto di vederlo con continuità, lui ma non soltanto. Sicuramente ha avuto un periodo difficile, complice l'infortunio, era arrivato in ritardo di condizione, poi c'è stata la Coppa d'Africa. Quest'anno non dico che ce lo siamo giocato, ma quasi, però quest'ultimo mese e mezzo deve essere propedeutico ad alzare un po' anche la fiducia nei suoi mezzi, anche dell'ambiente circostante, per avere il prossimo anno un giocatore che possa fare la differenza. Io Andrea invece ti chiedo, che idea ti sei fatto un po' di questa stagione? Perché siamo arrivati ad un punto in cui è ovvio che si aspetta molto questa doppia sfida con la Roma per capirci di più, il derby. Insomma, volevo un tuo giudizio fino ad ora di questa stagione. Ho risposto al vostro sondaggio, non so se oggi o ieri, scrivendo sufficiente, nel senso che è un 6, non di più. Un 6 perché sei secondo in classifica, hai l'ambizione di provare a vincere l'Europa League, però le premesse erano diverse. Ecco, un 6 perché siamo ancora in Europa League, poi vediamo come va, vediamo anche come va il derby. Io mi aspettavo molto di più, il sogno credo di tutti era la seconda stella. E senza così tanti infortuni, senza un allenatore a fine ciclo, credo che il Milan avrebbe lottato fino alla fine per lo scudetto con l'Inter. Essere usciti dalla Coppa Italia è qualcosa che tanti hanno dimenticato, io personalmente no, così come dalla Champions League l'eliminazione significa che il Milan poteva fare comunque di più al di là del rigore su Mbappé. Quindi a oggi è un 6, però ecco, potrebbe diventare un 6 e mezzo 7, potrebbe diventare anche un 5 e mezzo con un 5. Però non sono contento di un 6, siamo il Milan, dobbiamo ambire a qualcosa di più. Andrea, invece ti chiedo un parere più sul futuro, o meglio, questo è un po' il giudizio su quello che è stato il passato e il presente. Per il futuro, e qui è la questione ovviamente ritratta della panchina. Secondo te cosa farà il Milan e cosa in realtà sarebbe meglio fare? Se le due cose collimano magari o semplicemente sono cose che potrebbero essere differenti tra quello che pensi possa essere giusto e quindi il tuo pensiero è quello che potrebbe fare il Milan. Allora, il mio pensiero è che indipendentemente da derby ed Europa League il ciclo di Pioli è finito. Dovesse vincere l'Europa League, io lo ringrazierei, se ne andrebbe da vincente, si accaserebbe altrove e non avremmo neanche il problema dei 4 milioni e mezzo di ingaggio, però cambierei, perché i segnali sono molteplici. Gli infortuni, le 5 sconfitte in campionato, le due rimonte subite da 2-0 a 2-2, le crisi profonde che ormai da un paio d'anni il Milan ha puntualmente, lo scorso anno gennaio-febbraio, quest'anno tra ottobre-novembre, l'atteggiamento tattico spregiudicato da squadra provinciale, non da Milan. Per tanti motivi io ritengo che il ciclo sia arrivato, quindi se vince l'Europa League io lo cambierei, ma se vince l'Europa League sono sicuro che il Milan non lo cambierebbe, continuerebbe con lui. Credo che sia una partita che si stia giocando. In questo momento diciamo che siamo al 70esimo e Pioli in vantaggio 2-1, però mancano 20 minuti nei quali ci può stare che lui faccia un altro gol o che magari, come è successo un paio di volte in campionato, si subisce la rimonta. Il fattore derby secondo me è importante, perché se perde il derby, un allenatore che perde 6 derby di fila è improponibile il prossimo anno. Se scavalla il derby e passa anche con la Roma in Europa League, credo che a quel punto le probabilità si alzerebbero di molto. Viceversa, se non supera lo scoglio della Roma, che comunque è abbordabile, lo dice la classifica, credo che le chance diminuirebbero. Io però lo cambierei.
Allora, Andrea, mi aggancio a questa tua ultima frase per chiederti chi, se andasse via Pioli, secondo te? Io metto qui come sogno personale Conte e poi un po' più sotto Thiago Motta, che mi piace tantissimo, la differenza e l'esperienza. Io credo che il treno Conte non passi tante volte nella vita. In questo momento lui ha tanta voglia di tornare ad allenare, di farlo in Italia. E a Napoli ha detto più volte di no, se resta come ultima spiaggia potrebbe andare lì. Io mi mangerei le mani, perché significherebbe rinforzare anche una rivale che non sarebbe rivale senza Antonio Conte. E per quanto mi riguarda, mangiarci le mani, anche perché il prossimo anno, al primo infortunio, al primo pareggio, non voglio neanche pensarci al momento. Quindi il mio sogno è Antonio Conte, so che c'è stata una chiacchierata, più di una chiacchierata con Ibrahimovic a inizio anno, poi Conte è stato un po' sedotto e abbandonato, spero ci possa essere un ritorno di fiamma, altrimenti Thiago Motta, anche se oggi sappiamo essere in orbita Juventus, ma credo che abbia tutto per iniziare un nuovo progetto in una big. Probabilmente la Juventus, non fosse la Juventus, mi piacerebbe il Milan. L'ultimissima cosa che ti chiedo, Andrea, è su invece il futuro, ma non della panchina, nemmeno quello dei giocatori, ma quello societario. Cioè, un po' il piede sul freno per la questione nuovo ingresso di un socio? Sì, diciamo che intanto precisiamo una cosa, forse anche voi avrete ricevuto messaggi di questo tipo, ma non era il 31 marzo la data entro la quale? No, non era quella la data, era sicuramente una fase importante, dopodiché l'offerta, le trattative proseguono, l'offerta potrebbe arrivare anche la prossima estate. Che ci sia un dialogo con il mondo arabo è evidente. Questa indagine sul Milan credo che abbia rallentato un po' il tutto, però ecco, io sono convinto che la destinazione sia quella, lo sfogo naturale sarà da quelle parti lì. Il Milan ha bisogno, Cardinale ha bisogno di investitori e se non sarà aprile, sarà magari l'estate, si va in quella direzione, credo che sarà un passaggio fondamentale per il bene di questo club e anche per il futuro, perché chi entrerà probabilmente una minoranza, una volta acquisito poi l'iter burocratico dello stadio, credo che diventerà il nuovo proprietario del Milan. Andrea, grazie mille, davvero. Buona giornata, buon lavoro e a presto su Radio Rossonera. A voi, buona continuazione, Ciao, continuerò a Andrea. rispondere ai vostri sondaggi. Grazie. Grazie mille, Ciao. ciao. Salutiamo Andrea Longoni.